Beh, intanto un grazie a tutti i partecipanti, diciamo. Sono a tutti voi e anche un grazie qui doveroso all'Università Politecnica che è qui presente con il preside della Facoltà di Economia, il professor Staffolani, a Lampi che è pure presente con i presidenti provinciale e del Circolo di Ancona, e agli amici anarchici che vedo qui pure partecipi, che rappresentano una tradizione della nostra città, e al coordinatore del comitato No Guerra No Nato, che è un po' l'ispirazione, anche poi prende ispirazione da avvenimenti come quello che noi ricordiamo oggi, che Alessandro Del Fiore, e mi scuso se ho dimenticato qualcuno. Dunque, oggi ricordiamo un avvenimento molto importante, importante anche se, diciamo, quasi dimenticato, cioè silenziato, per così dire, da un, ormai, tranne qualche piccola eccezione, da un secolo. Si tratta di un avvenimento che riguarda non solo la storia d'Italia, ma anche gli aspetti internazionali, la storia internazionale. Cioè è un evento che è all'incrocio di più storie, diciamo così, cioè la storia dei movimenti contro la guerra, dell'anticolonialismo, cioè la solidarietà con quanti lottano per l'indipendenza del loro paese, e per il socialismo, perché siamo in un periodo in cui è viva l'aspirazione a un cambiamento radicale dei rapporti sociali e di potere, che era stato attualizzato e anche stimolato dal successo della rivoluzione d'ottobre 17 in Russia. Ecco, sono tutti elementi che torneranno a vivere poi nella resistenza, spesso anche con gli stessi protagonisti, che li ritroviamo poi tra i partigiani o tra coloro comunque che sostengono il movimento partigiano. Ma veniamo a quella mattina di 100 anni fa, 26 giugno, a quest'ora proprio, qui c'era un affollamento notevole di persone, alle finestre che erano aperte spuntavano dalle finestre le canne dei fucili, dei bersaglieri e canne di qualche mitragliatrice. Qui c'erano i portuali che erano venuti dal rione Porto, che erano stati già mobilitati, e c'erano gli abitanti dei rioni. Questo era un rione popolare, le case erano più basse, ma era molto abitato e molto presente. Quindi c'era questa gente che era venuta a portare solidarietà ai bersaglieri e al loro rifiuto di partire per la guerra in Albania. E durante la notte i bersaglieri, cogliendo tutti di sorpresa, avevano preso il controllo della caserma, avevano neutralizzato gli ufficiali, avevano messo in prigione, liberato dalla prigione i soldati che vi si trovavano in punizione, e messo dentro gli ufficiali più riottosi, gli altri li avevano messi in una camerata sorvegliati, diciamo, dai soldati, ma insomma con liberi movimenti relativamente, ecco. E questo rovesciamento dei rapporti nella caserma, diciamo, fu una cosa inedita, una cosa inaudita, una cosa, diciamo, che riuscì anche perché fu decisa la notte stessa, e quindi non ci furono spiate o elementi, diciamo, di contrasto, perché quello che si è, praticamente l'ordine di partenza per l'Albania era arrivato la mattina precedente, il 25, il giorno prima, era arrivato nella tarda mattinata del 25, e quindi era stato che un battaglione, qui ce n'erano due, l'undicesimo reggimento bersaglieri aveva tre battaglioni in origine, uno era stato smobilitato e due erano qui presenti. L'ordine riguardava uno dei due battaglioni, che doveva poi essere completato nei granchi con 400 soldati armati e partire, diciamo, l'indomani, cioè questa mattina presto, di imbarcarsi al porto. I soldati avevano cercato solidarietà nella città in base anche alle loro relazioni, avevano preso contatti con la Camera del Lavoro, con le forze politiche, repubblicani, socialisti, anarchici,
e si era convenuto che la mattina, quando loro uscivano dalla caserma inquadrati per essere imbarcati al porto, avrebbero incontrato, presumibilmente verso Piazza del Papa, immagino, ma comunque sulla strada, i manifestanti popolari, i portuali, e via, e lì, diciamo, avrebbero cercato di essere trattenuti, di farsi trattenere e quindi di evitare l'imbarco. Questo era un po' il progetto. Ma durante la notte, la sera proprio del 25, è arrivata qui una compagnia di fanti da Ascoli e i soldati dentro si sono allarmati perché hanno pensato che le autorità avevano preso le loro contromisure e quindi hanno giocato d'anticipo, hanno deciso la notte stessa di scendere dalle camerate, prendere il controllo qui del posto di guardia, disarmare e arrestare l'ufficiale di picchetto e quindi, diciamo, la caserma era in mano ai soldati. E qui bisogna ricordare una persona, anche rendergli onore, diciamo, che è un conterraneo, tra l'altro, Monaldo Casagrande, originario di Recanati, il quale durante la guerra aveva fatto la guerra, diciamo, quasi 2 anni di guerra, poi tutto servizio militare che non veniva ancora congedato, e durante tutto questo periodo non l'avevano fatto neanche caporale, diciamo, eppure in questa rivolta dimostra sorprendenti capacità di comando, cioè dentro la caserma funziona tutto alla perfezione fino all'epilogo vittorioso, perché a un certo punto la rivolta cessa perché ottiene il risultato, cioè il controordine del governo che non li fa più partire, non si parte. Questo Monaldo Casagrande è veramente, diciamo, una figura straordinaria che dimostra come nei movimenti popolari persone che magari sono insospettate, sono persone comuni, lui faceva il muratore, possono diventare dei capi, come avverrà per molti giovani che faranno i partigiani, diventeranno capi dimostrando, diciamo, delle capacità che erano inattese. I soldati qui lo nominarono Malatesta. Malatesta perché lo riconoscevano praticamente come capo, quello che doveva decidere, insomma, anche se egli di idee era piuttosto socialista. È degno di nota, tra l'altro, che tra i primi 4 condannati al processo, cioè ritenuti i capi della rivolta, 3 di loro non erano tra i partenti per l'Albania. Questo perché? Perché dentro la caserma non solo il battaglione che era destinato alla partenza, ma anche i bersaglieri dell'altro battaglione e perfino i fanti che erano venuti da Ascoli la notte parteciparono compattamente alla ribellione. Cioè fu un atto corale, non ci furono tra i soldati, diciamo, defezioni, c'era chi partecipava più o meno attivamente, però erano fortemente consenzienti. La solidarietà, tra l'altro, si estese anche fuori nell'esercito, perché il comando aveva previsto di assediare la caserma, fu infatti circondata, e di portare i cannoni sulle 2 colline che sovrastano la caserma e poi, una volta piazzati l'artiglieria, di venire qui, intimare la resa e, se non c'era la resa, di bombardare. Se fosse andato secondo i piani militari, questa caserma non ci sarebbe oggi, non ci sarebbe la facoltà di economia, diciamo, che studia. E che cosa accadde? Che gli artiglieri rifiutavano di portarsi i cannoni e quindi questi cannoni non ci arrivarono nelle colline dove dovevano arrivare. I soldati del Genio, che dovevano mettere delle barricate, che poi uscì anche un'autoblinda per impedire queste sortite, pure facevano resistenza. I fanti dell'esercito, che dovevano prendere poi d'assalto la caserma una volta bombardata, che si trovavano a Sirolo, che stavano facendo le esercitazioni di tiro, praticamente dovevano venire a passo di marcia in Ancona, ma in realtà non arrivavano mai, arrivarono a tarda sera, quando praticamente la situazione questa era risolta. Quindi questo è un elemento importante della vicenda. E poi la solidarietà straordinaria
della gente di Ancona. Ora, io ho detto di quelli che stavano affollati qui davanti, ma ci fu uno sciopero generale, compatto di tutti i lavoratori che si adunarono alla Camera del Lavoro, che sta alla prima sede, alla prima, primo edificio degli Archi, diciamo, scendendo da Ancona, nella Casa del Proletariato. E mentre questi si adunavano, molto, diciamo, anche militanti, con spirito molto militante, gruppi di cittadini disarmavano i vari presidi e si impadronivano delle armi, perché si pensava che fosse arrivato il momento di cominciare un movimento rivoluzionario. Si parlava, siamo nel biennio rosso, si parlava spesso di rivoluzione e c'era chi ci credeva a questa rivoluzione. Prima o poi dovrà cominciare. Come comincia? Ecco, questo poteva essere l'inizio. Ora, voglio anche ricordare qui, perché tra la gente che era qui a manifestare la solidarietà ai bersaglieri c'erano anche, come ho detto, dei lavoratori, dei civili, e da quell'edificio che sta giù di fronte, proprio di fronte all'ingresso di via Farina, allora, adesso Corso Matteotti, c'erano i carabinieri, in particolare un ufficiale che sparava, diciamo, dove coglio qui davanti. Ed è in questa occasione che muore questo giovane di cui qui vedete la fotografia, che si chiamava Lorenzini Lamberto, che era un lavoratore del porto, famiglia numerosa, tutti facchini del porto, e era lo zio praticamente di Alfredo Lorenzini, che molti di noi conoscono, anche lui che è stato poi un lavoratore portuale e che ha fatto dono di questa foto di questo suo parente alla sezione del PC di Ancona, e qui noi lo ringraziamo di questo segno di riconoscimento. Ma altri due civili furono qui feriti gravemente e morirono due giorni dopo: un Fortunato Lucarini, che era anche lui un facchino del porto, e Marcello Boccali, che era un impiegato privato, 21 anni. E questo movimento è quello, diciamo, che si sviluppò nel resto della città, che non riuscirono a collegarsi perché le autorità avevano creato una barriera di comunicazione nell'assedio della caserma. Rientrano in un movimento che era già in atto, che è riassunto nella parola d'ordine Via d'Avalona, che è una parola d'ordine lanciata dal Partito Socialista, dalla CGIL, fatta proprio un po' dal movimento popolare, cioè non solo non partire, ma riportare a casa i soldati che già in Albania si trovavano. Questo era l'obiettivo, diciamo, generale di quel movimento. Ora, come ho detto, l'obiettivo della caserma, perché il timore, siccome si allargava questo movimento, dietro ai fatti di Ancona prese una espansione notevole, il governo temette proprio che potesse nascere questo collegamento tra militari e civili e popolazioni, che era il maggiore pericolo che poteva esserci, per cui cedette sul fatto della spedizione, no? E portò, insomma, la comunicazione che non si sarebbe più partiti, quindi riuscì a far rientrare il movimento dentro la caserma e rimase il movimento popolare, che però non si arrestò subito. Tenete conto che qui arrivarono battaglioni, diciamo, armati di carabinieri, di guardie regie, di altri militari che vennero convogliati in Ancona da Roma, da Venezia, da Bari. Quindi ci fu con cacciatorpediniere che bombardarono dal mare. Quindi ci fu un assembramento tale che quando a Roma scoppiò lo sciopero generale non ci avevano più militari da mandare a controllare i soldati, questo da mandare a controllare i partecipanti allo sciopero, i manifestanti, cioè, diciamo, un movimento esteso in tutto il paese certamente era un problema per il governo.
E bisogna dire che questa fu una sconfitta per Giolitti, che era il nuovo capo del governo, che non riuscì a fare con l'Albania un'altra Libia. E ne uscì anche indebolito il movimento nazionalista, no? Che spingeva per una guerra nei Balcani, per un conflitto, no? In quel momento Fiume era occupato da D'Annunzio e D'Annunzio inveì contro la rivolta dei bersaglieri di Ancona con parole di fuoco. Non vinse invece la rivoluzione non ci fu, anche se fu il punto più alto del biennio rosso. L'insurrezione di Ancona si toccò veramente il culmine, e poi le cose con l'occupazione delle fabbriche, diciamo, in qualche modo ci fu una specie di sfiancamento delle energie popolari, e poi venne avanti la reazione delle classi dominanti con il fascismo, no? Tema che va oltre, diciamo, questa nostra occasione. Ora, qualcuno potrebbe eccepire che non sia tanto il caso di ricordare una lotta come questa dei bersaglieri di Villarei, che misero in crisi, rifiutando obbedienza, l'ordine naturale gerarchico della struttura militare. Però qui bisogna dire, no? Si può ricordare a questo proposito, proprio, e ci viene utile, il processo di Norimberga, no? Che il processo di Norimberga ha stabilito che non solo è lecito, ma doveroso rifiutare ordini che comportano dei crimini. E secondo me fare violenza a un popolo, imporgli, diciamo, un protettorato che non gradisce, volerlo sottomettere, è un crimine. Del resto la nostra stessa Costituzione condanna l'attentato alla libertà degli altri popoli, lo respinge. Quindi da questo punto di vista, diciamo, noi dobbiamo anche non solo ricordare, ma rendere omaggio a questi bersaglieri per un insegnamento generale che ci dà. Per questo credo che non sia giustificabile il silenzio su questo avvenimento e i suoi protagonisti. A 100 anni di distanza non c'è in tutta la città di Ancona un solo segno che ricordi la rivolta dei bersaglieri e le giornate rosse, no? Sembra incredibile una cosa di questo genere, che è forse, diciamo, il fatto più rilevante nella storia della nostra città, oltre che per le sue dimensioni internazionali. Ora, questo cartello che voi vedete qui appeso vuole essere, diciamo, un contributo, una sollecitazione anche alle istituzioni, perché possano provvedere, diciamo, una bozza, se vogliamo considerare, no? E spero che, diciamo, che da questo punto di vista, perché devono provvedere le istituzioni naturalmente, noi non possiamo sostituirci ad esse, spero che il preside della facoltà di economia, il professor Staffolani, ci possa dire in proposito una parola nuova. E comunque io lo ringrazio di nuovo e gli cedo volentieri la parola. Grazie di essere qui. Grazie a voi, sono molto contento che questo palazzo, cioè questa struttura, siano successe nella storia tante cose prima che fortunatamente questa struttura diventasse un luogo in cui non si parla più di guerra, non si usano più le armi, ma si fanno altre cose. Adesso la vedete purtroppo vuota per quello che ovviamente sta succedendo in Italia, ma vi assicuro che qui normalmente ci sono 1.000-2.000 studenti che stanno qui dentro, e fortunatamente una bellissima struttura come questa, che era una caserma, è stata riutilizzata una volta tanto dal pubblico in modo assolutamente adeguato. Qui abbiamo dentro una delle facoltà di economia più belle d'Italia, insomma. E mi dispiace che non potete entrare, ma non potete entrare perché il nostro protocollo richiede che in questo periodo ci sia una comunicazione preventiva degli accessi e così via. Quindi mi dispiace tantissimo, perché vi invito a ritornare quando volete, quando sarà aperta, per vedere la facoltà. Sono perfettamente d'accordo, ritengo che alcuni degli eventi che sono successi ancora e in questa caserma sono stati troppo dimenticati dalla cittadinanza. Per quali motivi non lo so dire, non sono uno storico, faccio un economista, però mi sembra veramente strano che un fatto come quello successo qui, che per quello che sia, ha avuto
è stato riportato anche su giornali di altri paesi. Ho sentito i giornali statunitensi che parlavano della rivolta dei bersaglieri ad Ancona. Ecco, che questo sia completamente stato quasi dimenticato dagli inconetani, con qualche eccezione, che siamo qui, quindi qualche eccezione c'è, cioè qualcuno si ricorda, è veramente in qualche modo preoccupante. Sono anche d'accordo che nella struttura si dovrebbe forse fare qualcosa per ricordare questo evento, ma la struttura non dipende da me, ma dipende dal rettorato. Tutto quello che viene fatto da un punto di vista di targhe o commemorazioni o cose così dipendono dal rettore dell'università, perché sono opere comunque strutturali. Io posso dare l'appoggio, ma più di questo non posso fare. Ringrazio tutti voi per la vostra partecipazione e speriamo che si faccia qualcosa per ricordare in futuro eventi di questo tipo. Grazie. La proposta al pretore l'abbiamo già fatta, insisteremo, perché qui è ricordato tutto praticamente tranne questo avvenimento, quindi insisteremo. Ah, volevo dire che la sindaca che abbiamo invitato pure ci ha mandato un messaggio per dire che non poteva essere qui, che aveva improrogabili impegni, ma insomma ci augura il successo dell'iniziativa, e quindi immagino anche il successo della nostra richiesta. Ora, se chi vuole intervenire, diciamo, può dire la sua eventualmente. Non so se i compagni anarchici ci sono ancora, se sono Lampi, se vuole dire qualcosa. Chi è che vuole intervenire può intervenire. Se invece non interviene nessuno, concludiamo qui, diciamo, questa manifestazione con l'impegno di spingere il movimento perché ad Ancona questo fatto venga comunque ricordato ed eventualmente anche, diciamo, con l'appoggio, diciamo, di chi è d'accordo, in maniera tale da uscire da questo silenzio incredibile, no? Comprensibile da un certo punto di vista, ma anche storicamente veramente incredibile, tenendo conto che è stata festeggiata in tante forme, diciamo, l'anniversario della prima guerra mondiale in tutti gli anni con innumerevoli manifestazioni. Questo fatto, che è strettamente legato alla guerra mondiale, perché l'ambizione italiana per l'Albania nasce proprio dal patto di Londra con cui l'Italia entra in guerra, patto segreto che assegna una parte dell'Albania, il resto, diciamo, smembrato dai paesi vicini, lo assegna, diciamo, all'Italia, e quindi è strettamente legato alle conseguenze, è una delle conseguenze della guerra mondiale, no? Quindi grandi celebrazioni della guerra mondiale, ma, diciamo, poca riflessione sulle sue conseguenze e sul suo reale impatto. Quindi diciamo, ci lasciamo con questo impegno. Grazie a tutti. A presto. Io vorrei estendere questo giustissimo ricordo che deve esserci nella nostra città, anzitutto anche alla comunità albanese attualmente residente ad Ancona, perché insegno e vedo che a scuola, quando si parla in terza media della rivolta dei bersaglieri, è un momento in cui fra alunni albanesi e non albanesi c'è un momento di unione e di importanza. Non si parla dell'Albania soltanto per problemi di immigrazione, eccetera. Quindi questa è una proposta di coinvolgere in questa riscoperta anche la comunità albanese. E poi, visto che si è trattato di un evento di carattere nazionale, adesso qui mi lancio in una cosa più grande, a Roma, in piazza Albania, dove c'è il monumento all'eroe nazionale albanese, Skanderbeg, si potrebbe anche lì ricordare, perché essendo un evento nazionale potrebbe essere ricordato, visto che la piazza è dedicata alla libertà, no? Al movimento di libertà, per la libertà che hanno combattuto gli albanesi, in questo momento in cui da parte degli italiani ci fu un contributo per la permanenza della libertà di quel paese che era da poco indipendente. Va bene, grazie, concludiamo allora qui.
a tutti. Allora, grazie, lei faccia questa nostra richiesta, poi noi vedremo di risposta. Non mi ricordo. So che il professor di Stasi mi ha detto che quando hanno messo quella lapide, le parole famose, diciamo, l'ex c'è stato non solo un certo periodo, ma c'era stato anche un impegno nel 100° anniversario a fare questa cosa, a mettere, e però evidentemente siccome è cambiato anche il tempo, ok, la ringrazio. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao.